superamento handicap a livello nazionale è riuscita nel tempo a riunire federazioni territoriali, singole associazioni, singole persone con disabilità, familiari, ha fatto un lavoro incredibile e aver disseminato sul territorio un nuovo approccio culturale. E più che altro volevo, visto il tema, anche quello del lavoro, no, e dei livelli di benessere, e, volevo recuperare un percorso che è stato fatto. La federazione regionale è nata dopo un lungo percorso a livello territoriale, perché l'adesione a una federazione significa che si deve aver raggiunto un'identità territoriale di un gruppo di associazioni, e questo è stato un passaggio fortissimo e credetemi estremamente combattuto, perché si è dovuto superare il particolarismo, il senso anche del privilegio, perché molte associazioni sul territorio, parlo di tanti anni fa, erano molto legate alle dinamiche territoriali. E parlare di diritto al lavoro delle persone con disabilità senza avere in mente una persona con disabilità o due persone con disabilità o un gruppo di persone con disabilità è difficile, perché significa fare un grosso passo in avanti, significa parlare di diritto al lavoro delle persone con disabilità come diritto al lavoro, e questa è una dimensione veramente difficile, che quindi lega le donne, le persone immigrate, i giovani. Io ho avuto il privilegio di assistere a un'evoluzione culturale in termini di diritto incredibile. Siamo passati da norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, legge 68 del 99, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, cioè i diritti delle persone con disabilità che rientrano nel novero dei diritti umani. Una cosa straordinaria che ha determinato un cambiamento proprio in termini di approccio in termini di diritti umani, e l'articolo 27 della Convenzione ONU si intitola Lavoro e Occupazione, articolo 27. E noi in Italia avevamo norme per il diritto al lavoro, e questa è la legge di ratifica italiana, è stata nel 2009, nel 2006 la Convenzione ONU, nel 1999 norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, anche se da giurista, perché sono una giurista e mi occupo di normative sulle persone con disabilità, devo dire che la legge 68 sul collocamento dei disabili parla di collocamento delle persone con disabilità, trascurando, ahimè, l'autoimpiego, l'autoimprenditorialità, e parlando di occupazione con un'accezione che non è quella di articolo 27, lavoro e occupazione. Quindi, questo è veramente significativo, perché fa capire, non che ci fosse assenza di misure, di incentivi per l'autoimpiego, l'autoimprenditorialità delle persone con disabilità, ne è testimonianza il Centro per l'Autonomia Umbro, che è la nascita di una cooperativa sociale, da un progetto Sviluppo Italia, e sono persone con disabilità, e la forma è quella della cooperativa che eroga servizi, e quindi voglio dire, non che questo mancasse, però mancava a livello di scenario di riferimento come diritto al lavoro. E quello che è importante è che la libertà di poter scegliere un lavoro per una persona con disabilità non deriva solo dal fatto che ci sia un posto di lavoro, perché collocamento mirato significa la persona giusta al posto giusto. Se manca il posto, ovviamente questo. Ma se anche c'è il posto, ma non ci sono i servizi di presa in carico della persona con disabilità, e pur volendo, pur nella migliore delle condizioni, non può accedere a quel posto, a quell'occupazione. Parliamo di una presa in carico globale che non necessariamente riguarda solo la persona con disabilità, ma anche il contesto familiare, l'intero contesto familiare, riguarda la mobilità, il trasporto, oltre ovviamente al discorso della salute, che è fondamentale. Parliamo di cose, di aspetti minimi, anche il fatto di poter spostarsi dal proprio domicilio al posto di lavoro. Cioè,
tutto quello che magari per un altro lavoratore non è un ostacolo, per una persona con disabilità è l'ambiente che può rappresentare un ostacolo, data quella menomazione. Ecco perché persona con disabilità e non persona disabile e non disabile. Questo, ma è solo per un approccio terminologico.